Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi una nuova recensione dopo aver visto la diagnosi che ci permette di modificare i chilometri e dopo aver visto anche il modello precedente di Launch, il CRP 919. Oggi siamo con la X431 Pro Elite. Prima di iniziare con le funzioni, andiamo a fare un rapido unboxing. Andiamo a vedere cosa troviamo nella scatola. Apriamo la scatola. La prima cosa che troviamo è una valigetta di plastica dura. Allora, sulla parte destra troviamo il nostro scanner. Vediamolo già da subito. Schermo touchscreen. Sulla parte superiore tasto accensione, cavo seriale per OBD2, entrata USB e entrata USB-C. Sulla parte posteriore un comodo supporto da banco. Poi troviamo anche un flash e una fotocamera. Grazie alla fotocamera posteriore possiamo scattare fotografie e girare clip video da poter allegare ai nostri report. Mettiamo da parte il prodotto, vediamo cosa c'è oltre a questo nella valigetta. Sulla parte opposta dello scanner troviamo un altro scompartimento. Troviamo questo sacchetto di plastica con la presa di ricarica. In quest'altro sacchetto troviamo il cavo seriale che va attaccato all'OBD2 con questo comodo cappuccio e il cavo USB-C. Una busta con manuali e qui abbiamo anche il nostro codice di attivazione. Ora mettiamo da parte tutto e iniziamo a vedere le funzioni di questo scanner. Ok, iniziamo andando ad accendere il prodotto sulla parte superiore. Questa è la schermata principale dello scanner. Per andare sul programma andiamo qui. Appena entrati qua sopra, qualsiasi cosa schiacciate vi fa registrare. Dovete mettere la vostra mail, nome, cognome e per attivare lo scanner dovete andare a mettere il numero seriale dello scanner stesso più il codice di attivazione che troviamo nella busta che abbiamo visto prima. Ho già impostato la lingua italiana. Vi basta andare in altri moduli, impostazioni. Allora, la lingua dobbiamo andare in qui sotto, sistema, lingua e immissione. Inizialmente troverete solo inglese, Stati Uniti. Poi andate a mettere aggiungi lingua, così. Trovate italiano, ci cliccate, vi risulterà così. Inglese sopra, che è stata la vostra seconda scelta, per mettere italiano, perché se no altrimenti rimane in inglese, tenete premuto su italiano, lo trascinate in prima posizione. Andiamo nel programma, possiamo iniziare a lavorare con il nostro scanner. In questa voce aggiornamento andremo a scaricare tutti gli aggiornamenti disponibili, gratuitamente. Appena comparirà un nuovo aggiornamento, ci verrà notificato qui sopra. Ora vedremo le principali funzioni, poi dopo faremo un test su un'auto e infine vi dirò come acquistarlo a un prezzo scontatissimo. La prima voce è diagnosi intelligente, che vedremo dopo nel test sull'auto. La diagnosi locale la vedremo anche questa dopo. Andiamo a vedere le funzioni di servizio. Queste sono tutte le funzioni al momento disponibili. Appena ci sarà un'altra funzione disponibile, ci verrà notificato negli aggiornamenti. Sostituzione pastiglie freni. Ad ogni funzione c'è una piccola introduzione che ci permette di capire la funzione stessa. Allora, sostituzione pastiglie freni, introduzione funzione. Quando le pastiglie dei freni sono dotate di sensore, le stesse inviano dal body computer un segnale che preavvisa della necessità della sostituzione. Dopo aver sostituito le pastiglie dei freni, è necessario resettare il sistema, altrimenti la vettura invierà un messaggio di allarme.
Azzeramento deve essere eseguito nei seguenti casi. I pattini freni ed i sensori di usura pattini freni sono stati sostituiti. La spia indicazione pattini freni si accende in caso di cortocircuito del sensore pattini freni, oppure il servo motorino è stato sostituito. Cliccando su copertura del veicolo ci dirà la lista completa di tutti i veicoli su cui è possibile effettuare questa modalità. Conferma, andiamo avanti e inizia la funzione. Torniamo indietro. Reset servizi degrado olio. C'è sempre l'introduzione che ci spiega. Dopo il reset del service, in alcuni veicoli è necessario resettare anche i chilometri o il tempo di percorrenza. In caso di sostituzione olio motore, è necessario resettare il sistema in maniera tale da riattivare il corretto funzionamento del sensore qualità olio motore. C'è sempre la copertura del veicolo, conferma per andare avanti ed effettuare la funzione. Torniamo indietro. Calibrazione angolo sterzo. Per tarare o resettare il sensore angolo sterzo è fondamentale che il volante sia dritto e la vettura riesca a percorrere un breve tratto in linea retta. Prendendo questa posizione come riferimento, la centralina ricalcola il corretto angolo di sterzo a destra e a sinistra. Dopo la sostituzione del trasduttore di posizione dell'angolo di sterzata o altri ricambi meccanici dello sterzo, è necessario resettarlo per adeguarsi alla posizione corretta, anche in caso di interventi sulla carrozzeria. Adattamento batteria. Utilizzare lo strumento per resettare il sistema di monitoraggio della batteria. Quando si sostituisce una batteria difettosa e se ne installa una nuova, al fine di adattare il sistema ai dati della batteria che verrà installata sulla vettura. Spurgo ABS. Quando l'ABS contiene bolle di aria, bisogna eseguire lo spurgo del sistema ABS al fine di ripristinare sensibilità del pedale del freno. La funzione di spurgo ABS deve essere eseguito per spurgare l'ABS in caso vengano sostituiti la centralina, la pompa dei freni o il liquido del freno. Apprendimento valvola a farfalla. Utilizzare il tester per inizializzare il dispositivo di comando attuatore valvola a farfalla in modo che il valore di apprendimento della ECU sia maggiormente preciso con il motore al minimo per regolare la portata d'aria aspirata. Adattamento valvola a farfalla deve essere eseguito nei seguenti casi. Sostituito la centralina e non è stata effettuata la memorizzazione delle caratteristiche di funzionamento della valvola a farfalla. Oppure la centralina è stata scollegata ed ha perso le memorizzazioni precedenti. Oppure ancora, il potenziometro della valvola a farfalla è stato sostituito. Dopo aver sostituito o rimosso il tubo di aspirazione, che gestisce il controllo dei giri al minimo della ECU, o corpo farfallato. Oppure, la valvola a farfalla deve essere pulita. Nonostante le caratteristiche del potenziometro al minimo non siano cambiate, con la stessa apertura della valvola a farfalla, la quantità di aspirazione è variata e il controllo giri al minimo sono cambiati. TPMS Reset. Per utilizzare questa funzione abbiamo bisogno di un accessorio optional che è l'X431 TS Gun. Rigenerazione DPF. Anche per questo avremo l'introduzione. Sistema aria condizionata apprendimento inizializzazione. Fari adattivi. Questa funzione è utilizzata per inizializzare il sistema del faro adattivo. Il sistema del faro adattivo determina se accendere automaticamente il faro in base all'intensità di illuminazione ambientale, monitorare la velocità di guida e la posizione della carrozzeria e regolare assetto fari. Quindi questo scanner ci permette anche di codificare la centralina con tutte le sue varie funzioni. Reset AD Blue, reset sistema aria carburante, la calibrazione sospensioni, spurgo del circuito di raffreddamento, apprendimento ruota fonica, apprendimento EGR, monitoraggio, bilanciamento potenza motore, rigenerazione GPF, cambio automatico, diagnosi batteria alta tensione, immobilizer, codifica iniettori, cruise control adattivo, cambio lingua, calibrazione sensore NOx, calibrazione dei sedili, start and stop, ottimizza la funzione di impostazione start and stop, tetto apribile, impostazione pneumatici, modalità trasporto, cambia il sistema di linguaggio della console centrale del veicolo e calibrazione vetri elettrici. Poi torniamo indietro nel menu principale. Avremo la possibilità di fare una diagnosi a distanza, TPMS, manuale operatore, ci introduce tutte le funzioni. Questo è l'accessorio che ci serve
per operare sul veicolo con questa modalità. Aggiornamento software, l'abbiamo visto. Cronologia per vedere tutti i report di tutte le diagnosi effettuate. Feedback diagnosi. ADAS. Possiamo calibrare gli ADAS. Informazioni prodotto, manuale utente, ci spiega anche la procedura operativa. ADAS copertura veicoli per vedere tutti i veicoli sui quali si può operare. Entriamo in negozio, qui troveremo tutta una serie di pacchetti a pagamento che ci permetteranno di lavorare su ulteriori brand e non solo. Tipo Tesla 387 dollari, qui ci spiega tutte le funzioni del pacchetto, quello che potremmo fare. E lavorare su Tesla è comunque importante e potrebbe portare un bel ritorno economico. Brand di auto, ma non solo, veicoli commerciali, oppure potremmo lavorare anche sulle moto. Sì, con questo scanner si può lavorare anche sulle moto. BMW, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Inoltre questo prodotto ci permette di lavorare su oltre 100.000 veicoli, tra cui anche i nuovi FCA. Ci permetterà di leggere già in centralina su FCA e invece per codificare e lavorare avremo bisogno solo di un abbonamento AutoAut che se non erro è pari a 50 euro annuali. Però calcolate che facendo già solo una diagnosi su un'auto FCA vi ripagate l'intero costo dell'abbonamento annuale. Copertura del veicolo, centro info, info utente. Invece in altri moduli possiamo andare a vedere sia gli accessori che possiamo integrare al nostro scanner, tipo l'oscilloscopio, alcuni sensori, il multimetro, DST360, l'immo programmer, l'endoscopio. Torniamo indietro, video, calcolatrice. Avremo la possibilità anche di usufruire di internet, controllare le nostre mail, fotocamera per andare a scattare fotografie, album dove vedremo tutta la raccolta dei nostri video e delle nostre foto. Le impostazioni dei file, invece andando su impostazioni potremo andare a personalizzare il nostro scanner con tutte le varie impostazioni. In più avremo anche le informazioni sulla batteria. Al momento mi dice che la batteria è al 65% e il tempo rimasto di utilizzo è di 9 ore e mezzo circa ancora. Potremo impostare il display, l'audio, privacy, sicurezza e tanto altro. Adesso andiamo a fare un piccolo test e poi vi spiego come acquistarlo a un prezzo scontatissimo. Fiat Punto del 2003, 1003 Multijet. Prima cosa andiamo ad aprire lo sportellino per trovare la presa OBD2. Sportellino aperto e qui sotto troviamo la presa OBD2. Apriamo la nostra valigetta. Tac, tac. Andiamo a prendere il cavo seriale. E ora nella parte superiore inseriamo il cavo seriale. Lo fissiamo. E qui sotto andiamo a mettere l'OBD2. Una volta inserita inizia anche a ricaricare lo scanner e ci viene segnalato anche da questo LED. Adesso accendiamo il quadro, ora accendiamo la diagnosi, entriamo nel programma, adesso andiamo a fare diagnosi intelligente. Visto che c'è un nuovo aggiornamento, ce lo scarica in automatico. Aggiornamento firmware avvenuto, ok. Ora la lettura del VIN, che sarebbe il codice telaio. Se nel caso non lo trova, possiamo inserire manualmente il modello dell'auto oppure il numero di telaio. Facciamo salta. Dato che non mi trova il numero di telaio in automatico, lo dovrei mettere manualmente. Saltiamo un attimo diagnosi intelligente, andiamo a vedere diagnosi locale e andiamo Europa Fiat. Qua ci dà tutte le funzioni su cui possiamo lavorare: lettura informazioni body computer, lettura codice guasti, cancella codice guasti, lettura dei dati di funzionamento vettura, test funzionamenti ricambi. E poi ci sono le funzioni speciali: programma della chiave, test pressione dei pneumatici, azzeramento funzione auto adattamento, sistema quadro strumenti, azzeramento contachilometri,
cancella informazioni manutenzione, sostituzione quadro strumenti e tante altre. Poi i modelli supportati, diciamo che ci sono tutti. Ok, mettiamo conferma, vediamo cosa ci fa fare. Possiamo fare o la ricerca automatica, ma come abbiamo visto prima il codice telaio non me lo trova. Facciamo selezione manuale, Fiat, troviamo Fiat punto, punto tutte, tutte tranne 2009, 188. Facciamo test veloce, oppure possiamo scegliere scansione sistema, selezione sistema o funzioni comuni. Facciamo prima un test veloce. Come consiglio ci dà di attendere, grazie. Adesso, come vediamo qua sopra, sta leggendo in centralina. Ho già trovato due guasti all'ABS. All'ABS già lo so, sarebbe il sensore anteriore lato passeggero. Dato che è un problema meccanico e non di centralina, anche se lo andiamo a cancellare, ci risulterà sempre il solito guasto dello sterzo elettrico. Come vedete, va a leggere tutte le centraline e tutti i sensori. Trovate anche un altro guasto, airbag, intanto continua a leggere tutti i sensori. Altro errore, iniezione diesel EOBD Marelli 6JF, motore 1300 JTD, trovato codice guasto 2, prosegue 62%. Se ci vogliamo fermare, possiamo mettere anche in pausa. Ci siamo quasi 97%. Ecco qui. Allora, due errori in ABS. Sensore velocità di rotazione della ruota anteriore destra. Segnali interferenza sulla velocità delle ruote motrici. Qui abbiamo la possibilità di cliccare e andare a vedere l'errore direttamente su internet. Però già così ce lo spiega molto bene e in italiano. Sterzo elettrico Delphi, tensione batteria, velocità, stato alternatore, body computer Delphi Marelli, errore in linea CAN, guasto cablaggio, tensione di alimentazione, unità di comando. Diciamo che la maggior parte degli errori me li dà perché la batteria è scarica, tranne il sensore della ruota anteriore destra, come vi avevo detto, e lo sterzo elettrico penso che è anche un errore non dovuto alla batteria. Anche se mi dice errore 5011 tensione batteria. Una volta trovati gli errori, possiamo fare traduzione. Traduzione se nel caso avevamo messo due lingue, inglese e italiano. Possiamo fare un rapporto, chiedere aiuto, confronta i risultati e la cancellazione dei codici. Andiamo a fare la cancellazione dei codici. Sei sicuro per cancellare tutte le memorie guaste del sistema? Mettiamo sì. ABS Bosch, trovato codice guasto. È diventato verde, sterzo elettrico verde, body computer verde, quadro strumenti verde, 67%, 100%. Adesso torniamo indietro. Quando torniamo nel menu principale ci dà questo allarme e ci ricorda di togliere il connettore OBD dalla vettura. Mettiamo ok, noi lo lasciamo sempre lì. Ragazzi, vi ho spiegato le funzioni nel dettaglio. Se volete approfondirne e vedere un video nello specifico di qualche funzione di queste, fatemi sapere nei commenti. Adesso passiamo al prezzo. Per quanto riguarda il prezzo, su Amazon il prezzo è di 700 euro, ma vi lascio il link in descrizione più un codice coupon. Acquistando da quel link con il codice coupon che vi lascio, il prezzo passa da 700 a 530 euro. Avrete un super sconto di 170 euro. Approfittatene. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, scrivetemi un commento se ne volete sapere di più, se volete vedere qualche funzione nello specifico e se vi interessano altre due diagnosi, andate a vedere uno di questi due video. Ciao e grazie per la visione. Alla prossima.